Buonasera, dai, Stai già in siamo cammino? di ritorno da un'esplorazione in Lunigiana Beh, ve la faremo di vedere. cui presto vedrete Sì, i ed è risultati. bellissima. Abbiamo cercato di raggiungere tutte le cascate, bozze d'acqua, polle dove fare il bagno nel comune di Bagnone in Lunigiana. Per cui ora vi lasciamo senza indugio al video, godetevelo! Ciao. O dove stai andando? Sto andando ad iscrivermi al canale. Aiutateci, fatelo anche voi, è anche gratuito. Maremma. Ciao. Cammina, va. Il primo stop del nostro viaggio tra le cascate, i bozzi e il torrente Lunigiana è qui alla Pozza dell'Anguillara, poco sopra il campo sportivo di Bagnone. Vedete il torrente Bagnone che forma tutte queste vasche e poi sono stati messi dei sassi per alzare un po' il livello. E là c'è la vasca principale, quella più profonda dove si può nuotare. E qui trovate sempre tanta gente, specialmente d'estate. È un bel posto, però è un po' affollato, dipende da cosa chiedete voi alla natura. Proseguendo dritti sulla strada, dopo aver visitato la prima pozza, andiamo verso il secondo stop, i Mulini di Marzo. Qui si procede per qualche centinaio di metri e poi dobbiamo trovare un cancello con. La proprietà è privata, però è consentito il transito per andare a vedere i mulini, per cui mi raccomando non sporcate, non lasciate in giro cartacce o altra roba e soprattutto non rubate nulla dal posto. Finita questa saltata, dico, perché si gira qui a destra, dovrebbe esserci un cancello. Mulini di Marzo. Cancello pedonale, questo è aperto, vedete? Non c'è neanche la. Però questa è proprietà privata, per cui siate rispettosi. Questi devono essere i mulini. Poi li hanno beccati nel momento in cui li stanno restaurando. Eh? Noi avevamo un tempismo per. Questo è il ponte. Questo è il corso del Bagnone e qui forma delle. Anche qui forma una bella pozza. E questi sono i mulini. E anche lì vedete una bella pozza dove fare il bagno con molta meno gente rispetto alla pozza dell'Anguillara là sotto. Sì, c'è qualcuno sul greto, ma qua è tranquillo, non c'è la musica. E poi lì comunque è proprietà privata, non si può proseguire. Guardate il corso del bagnino. C'è uno spiazzo per parcheggiare qua sotto. Oppure là sopra dove abbiamo lasciato noi. E ora andiamo a cercare la cascata che dovrebbe essere in quella direzione. La cascata di Corlaga. C'è un sentiero. Adesso l'andata ve lo fate in discesa, il ritorno ve lo fate in salita ovviamente, di fianco al torrente, però non c'è granché acqua, eh. Ho paura che la cascata di Corlaga, se c'è, è ridotta a minimi termini. Ecco, penso che fosse questa la cascata di Corlaga, ma come vedete è un po' ai minimi termini. Però c'è una bella pozza sotto se volete fare il bagno. Se ardite potete anche tuffarvi. Insomma, è proprio ridotta al minimo. Vedete, la pozza per bagnarsi c'è, per cui potete venire qua anche ad agosto e la frescura la trovate. E poco prima c'è anche questa pozza, l'acqua scende da lì, vedete, quello che rimane
sono i pesci, sono rintanati qui quei poverini, sono rimasti. Si passa sotto l'arco, si arriva qui, c'è quella cappellina che poi viene chiamata la città e si continua su questo tratto erboso. Se non abbiamo sbagliato niente, dovrebbe esserci fra un attimo un bivio e un sentiero in discesa sulla destra che porta giù al greto del torrente per arrivare al quarto punto di interesse della giornata, cioè i salti di Vico Valle. Comunque intanto è panoramico, guardate là in fondo, sfondo valle. Là, deve essere Bagnone quella là. Per i salti di Vico non c'è niente da fare, come potete vedere sono là sotto, ma la portata del torrente non si riescono neanche a riconoscere al momento. E niente, ci rimangono due cascate, vediamo se con quelle avremo maggior fortuna. Risaliamo il torrente fino al sentiero. E ora gli ultimi due punti di interesse, due cascate, la cascata del torrente Re di Valle e la cascata del Pisciaron del Pungitopo. Si arriva in fondo a Vico Valle, dove finisce la strada asfaltata, e si percorre questa sterrata in salita. Arrivati a questo punto potete scegliere, di qua si va per la cascata del torrente Re di Valle, di là si sale per la cascata del Pisciaron del Pungitopo. Adesso noi cominciamo Re di Valle e poi facciamo il Pungitopo. Sempre che ci sia, beh, il rumore d'acqua c'è, vediamo la cascata come è ridotta. Questo è Re di Valle. Noi qui ci siamo passati quando abbiamo terminato la lunga tappa storica sul Volto Santo. Abbiamo messo a bagno i piedini, adesso risaliamo e dietro di là dovrebbe essere la cascata. Ok, questa è la cascata sul torrente Re di Valle. Sto facendo la pozza, anche con l'acqua ridotta, comunque c'è possibilità di fare il bagno. Questo è sempre Re di Valle e adesso si sale su di qua dopo il ponte per andare all'altra cascata, al Pisciaron del Pungitopo. Cascata con un 5 di sotto, fammi sperare, sarà 5 minuti, 5 chilometri, 5 ore, 5 giorni, no no, là sotto c'è il torrente Re di Valle. Allora, la pozza e la cascata si vedono già da qua, adesso vediamo di avvicinarci senza cascare giù. Guardate che spettacolo, peccato che rimanga sempre in ombra. Una pozza, è un po' complicato scendere, qua è tutto impantanato e fuori scivolare, rimane sempre in ombra qui, però ragazzi è bellissimo. Là sotto Vico. Questa è Vico Valle, più sotto ancora la Bagnone. Noi di qua, oltre che per cercare le cascate, ci siamo passati l'altro anno per terminare la prima tappa storica del Volto Santo in Lunigiana. Magari lasceremo il link in descrizione.